Ciao ragazzi, benvenuti su una nuova lezione di giapponese, la lezione di giapponese numero 5. E oggi, per l'occasione, abbiamo Yuriko Tiger che ci insegnerà come si saluta in giapponese. No, ho fatto come si aborda una giapponese, come se si chiede di sposarle e ancora non c'è la lezione di come si saluta una giapponese, come si salutano i giapponesi. Iniziamo subito con... Konnichiwa. Questo è proprio il base. Sì. Ricordatevi l'inchino, non è così, questa è in Cina che si fa. In Cina? Sei sicura? Sicura che non è in Thailandia? Vabbè. Vabbè. E si fa un leggero inchino. Di quanti gradi? No, uno dice 360 gradi. Ma come si fa a piegare a 360 gradi? Fai un inchino a 90 gradi? No. Perché? Non si fa l'inchino a 90 gradi. Deve essere tra i 20 e i 30. Poi se qualcuno di... Oh mio Dio! Can you say, hey, Fabian? How do you say hello in Japanese? Konnichiwa. Salutatevi. Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite, Yuriko Taira to moshimasu. Kyou wa yoroshiku onegai itashimasu. Cosa hai detto appena adesso, Yuriko, che è importante? Questo è proprio il modo più formale, anche elegante per salutarsi al lavoro, presentatevi. Buongiorno, mi chiamo Yuriko Tiger, oggi è un piacere fare la vostra conoscenza. Ed è ovviamente un modo formale, cioè quindi per lavoro. E questo veramente dovete impararlo per forza, ridillo. Per lavorare qua, sì. Ridillo per favore. Konnichiwa, Yuriko Taiga Tomoshimasu. Kyou wa yoroshiku onegai itashimasu. Allora, Tomoshimasu è come dire che è il mio nome, ma è la forma di Kenjogo. Quindi sarebbe la forma di onorifica, cioè ti abbassi di livello. Sì, vabbè, sei più amichevole qua, ovviamente se arriva un capo di un'azienda non puoi dire mi chiamo Mario. No, devi dire Tomoshimasu. E sì, poi... Oppure, ciao bro, mi chiamo Mario, piace. No, bisogna presentarsi col Moshimasu. E se tipo ti dice che vieni dall'Italia, come lo diresti in Kenjogo? Che sarebbe Italia karakimasta, però se volete dirlo a qualcuno, tipo a un vostro capo, dite mai rimasta. Questo diciamo che è un po' difficile. Però questi sono, questo tipo... Tu hai mai, ti ha mai dato problemi sul lavoro se non sapevi usare il keigo in modo perfetto? No, problemi no, perché avevano sempre capito che ero straniera. Però fai molto più bella figura se sai il keigo. Vedete, anche se ci buttate dentro una parola, per esempio shimasu o suru, che vuol dire fare, voi dite itashimasu. È già molto e voi bello. Basta solo che dite una parola e anche se non dite tutto in modo perfetto, dice, almeno ci sta provando a usare la forma onorifica, che i giapponesi apprezzano tantissimo. Apprezzano tanto anche perché loro stessi spesso non lo sanno. Esatto, quindi anche se voi dite poche parole, sì? Vi faccio il riassunto. Hajimemashite, piacere. Sì. Watashi Yuriko Taiga to moshimasu. Sì. Io mi chiamo Yuriko, questo ovviamente in forma onorifica. Italia kara mai rimashita, io vengo dall'Italia. Per fare lo stesso concetto, ma in tra amici, cioè più tranquilli, che non deve essere un capo. Konnichiwa, watashi no namae wa Yuriko Taiga desu. Italia kara kimashita. Ok. Yoroshiku onegai itashimasu. Qua sembrano quasi uguali. Sembrano uguali, però itashimasu è molto formale. Yoroshiku onegai shimasu è... No, beh, comunque è formale, perché formale, sennò però, se vuoi l'onorifico. Sì, se vuoi stare ancora come presentarsi, sì. Dai, direi. Puoi anche dire yoroshiku poi quando yoroshiku. Sei tra amici. Konnichiwa e buongiorno. Normale tra quando più o meno shiru. No, spesso anche se è sera dici ohayou gozaimasu. Sì, se vai sul lavoro. Se vai sul lavoro è meglio, posso dire konnichiwa come ho detto prima, in realtà è meglio ohayou gozaimasu. Sì, e tu anche se vai alle 7 di sera a lavorare, voi dite sempre ohayou gozaimasu perché tu inizi il giorno di lavoro sostanzialmente. Inizi il giorno di lavoro, sì, esatto. Poi invece per la sera abbiamo konbawa e oyasumi si dice solo per la buonanotte, vero? Sì, cioè, esatto. Quando uno se ne va, non è che dici ah, oyasumi, che è oyasumi, ragazzi. Konbawa e poi quando te ne vai dirai oyasumi na sai. Sì. Oppure cosa puoi dire per salutare al lavoro? Sakini itekimasu oppure sakini shitsurei shimasu. Sakini shitsurei shimasu. Me ne vado prima. Shitsurei è tipo far casino. Sì, ma essere maleducato, faccio una maleducazione. Faccio la... non so perché sì. Sarebbe faccio la maleducata. Vabbè, ho permesso, esco. Beh, comunque spero che questa lezione vi sia piaciuta. Comunque vi assicuro, imparate quelle due parole di keigo che comunque fate bella figura e anche se non le dite in modo perfetto, secondo me si vede che c'è un po' di impegno da parte vostra e i giapponesi apprezzano stagio, specie sul lavoro. Ricordatevi, se andate sul lavoro dite ohayou gozaimasu e quindi va bene. Yoroshiku onegai shimasu sempre alla fine oppure utsukare sama desu. Lavoro. Sì, è interessante questa. Utsukare sama desu. Ricordatevi l'inchino. E ricordatevi sempre l'inchino. Salutaci, Yuriko. Ciao.
今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao. Passare anche nel mio canale. Non so se farò lezioni giapponesi, ma sarò veramente. Non farò come abbordare le ragazze, ma forse un giorno li farò. Però potresti fare come abbordare i ragazzi. Se volete che Yuriko ci faccia come abbordare i ragazzi, non ha mai abbordato un ragazzo Yuriko. Abbordano me. Certo, ci sarei rimasto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo con altri prossimi video e forse un giorno farò anche io delle lezioni giapponesi sul mio canale. Bye bye. Cosa stai facendo? Il mio video.